Irving avvisò tempestivamente il tenente Webb di quanto aveva scoperto, risalendo all'indirizzo internet che l'assassino ci aveva voluto segnalare. Appena guadagnato il controllo della sua postazione, Webb si collegò alla rete. Ebbi la sensazione di trovarmi di fronte ad una lapide. Una disarmante pagina bianca ci chiedeva di inserire una password. Quello che stavamo guardando non era una rivendicazione, ma un vero e proprio guanto di sfida. L'assassino ci ha quindi fornito un indirizzo internet. Il sito è blindato. Il nostro uomo sa il fatto suo, quanto a conoscenze informatiche. Roger Woodrick è piuttosto ferrato in materia informatica. Stiamo tenendo d'occhio sia lui che il suo amico Gary Harper. Questa mattina Harper ha fatto un ingente prelievo dal suo conto corrente. Sul fronte di Brody che è emerso qualcosa? Ho intercettato una telefonata tra lui ed il gestore del Carlton Motel. Si sono accordati per qualcosa che deve accadere questa sera al Garden City Park. Hanno parlato usando il codice numerico dell'assassino. I nomi di Harper e della Woodrick non risultano sui registri del motel. Potrebbero aver usato nomi falsi. Considerando la microcamera che ho scoperto, è possibile che Brodick e Goodman volessero ricattare il giudice Howard. Ipotizziamo. Brodick e Carlton mettono su un bel giro di video per ricattare i clienti. Quando riconoscono la figlia del giudice Howard con il suo amante, quindi contattano Goodman. Perché uccidere le ragazze o rapire Goodman se era la loro gallina dalle uova d'oro? Siamo riusciti a risalire al tipo di vettura usata per rapire Goodman? Si tratta di una macchina di produzione giapponese, una Terrazzo Piros. Purtroppo esistono più di 1000 vetture di questo tipo in questo distretto. Scusate il ritardo. A che punto è con i risultati delle autopsie? Le ragazze sono state certamente portate in quei luoghi, ma non sono state uccise sul posto. Entrambe le vittime avevano sotto le unghie della terra rossa, tipica delle campagne qui intorno. Quindi l'assassino le ha portate in un luogo dove poter agire indisturbato. Possibile nessuno abbia visto l'assassino attraversare la città con due vittime? Le ragazze sono state narcotizzate. Probabilmente la stessa sostanza è stata usata per fermare Goodman. Le ragazze non hanno posto resistenza, quindi probabilmente conoscevano l'assassino. Credo che sia stato usato dello spray al peperoncino per accecare le ragazze. Entrambe ne avevano tracce. Sul corpo della Morris la ferita è compatibile con quella sul corpo di Dalila Howard, confermando l'utilizzo di un'ascia. Alla Woodrick è stato riservato un trattamento diverso. 4 colpi al volto, di cui il terzo è stato letale. Secondo il profilo che ho tracciato, potremmo essere di fronte sia ad un singolo individuo che ad un gruppo. Se fosse una persona sola, perché avrebbe dovuto cambiare il modo di uccidere? Questo tipo di assassini seriali sperimenta, cercando di capire fin dove spingersi. Non possiamo escludere che sia solo. Ma sulla scena del ritrovamento del corpo di Susan Woodrick non c'erano tracce di un fuoristrada. Potrebbe essere un caso. Nonostante gli orari ravvicinati dei ritrovamenti, avrebbe potuto farcela un solo aggressore ben organizzato. Non siamo di fronte a qualcuno che agisce sulla base di un movente sadico o sessuale.
Il soggetto si sente investito da una missione di giustizia, come se volesse ripulire il mondo. Potrebbe colpire chiunque rientri in questo suo schema mentale. Sì. Il fatto che abbia ucciso 3 ragazze di fila ci ha depistato verso una vittimologia precisa. A breve ci sarà il riconoscimento dei corpi. Vi lascio i dati delle autopsie. Questa sera al Garden City Park, chi mando? Leo Baxter. Ho detto che lo voglio fuori dalle indagini! Brody e i suoi uomini fiutano un poliziotto a chilometri di distanza. Chi meglio di Baxter potrebbe... È ora di pranzo. Andiamo a mangiare un boccone e ne parliamo strada facendo. La discussione con Webb continuò per l'intera durata del pranzo. Percepivo il disagio di Irving durante il litigio. Ma la sensazione si dileguò appena arrivata alla prima portata. Il tenente aveva le sue ragioni, ma io ero certa che Leo Baxter avrebbe fatto al caso nostro più di qualunque altro poliziotto. Webb stava per accettare di farlo partecipare, forse per sfinimento. La sorpresa ci attendeva nell'ufficio del tenente Webb. Leo era lì ad aspettarci. Non certo uno dei momenti da incorniciare per il tenente Webb. Salve! Non si bussa? Chi l'ha fatta entrare? Ciao, Leo. Stavamo giusto parlando di un incarico per te. Lieto di aiutare! Ma non devo dirvi cosa avevo scoperto quando indagavo su Dalila Howard. Per la tua deposizione c'è tempo. Deve ringraziare Miss Kendall se è stato coinvolto in questa indagine. Procediamo con l'illustrazione del piano. A patto che sia munito di radio auricolare e che non perda mai il contatto con noi. L'idea della radio mi piace. Questa sera giocano i Tigers. A Baxter è sempre piaciuto scherzare col fuoco. Il tempo di munire di microfono Leo e la nostra attenzione si sarebbe focalizzata sul parco. Baxter ascoltò a malapena i consigli di Irving. Un detective con anni di esperienza come Leo aveva poco bisogno di preparazione. Leo aveva con sé la macchina fotografica. Aveva l'incarico di documentare quello che sarebbe accaduto da lì a poco al Garden City Park.
I due uomini raggiunsero una macchina all'esterno del parco. L'uomo di Brodick si mise alla guida del mezzo e la seconda persona salì dal lato passeggeri. Leo raggiunse rapidamente la sua auto e si preparò a seguirli. Imboccarono la strada a scorrimento veloce che collega la parte sud della città con le periferie nord. Leo non ci mise molto ad intuire dove fossero diretti. Conosceva bene quella strada. L'intuizione di Baxter fu presto confermata. Erano diretti al Carlton Motel. Stando attento a non dare nell'occhio, Baxter osservò i due uomini da lontano. Il guidatore lasciò l'altro uomo nel parcheggio del Carlton e si allontanò con la macchina. Due, tre, otto, quattro, undici, sei, ventuno, sette. Sono al Carlton Motel. Sembra stiano distribuendo qualcosa qui, ma hanno una parola d'ordine cifrata. È possibile decifrare il codice? Posso provarci, ma se mi scoprono... Devi rischiare. Siamo nelle tue mani. Ok. Si va in scena. Ventisette. No, è sbagliato. Ventiquattro. No, è sbagliato. Tres. Sì, è giusto. Uno. Sì, è giusto. Nove. Sì, è giusto. Ok, prendi questo. Spero che Webb mi rimborsi $50. Era già sera quando Leo chiuse lo sportello della sua auto nel parcheggio del dipartimento di polizia.
Il detective Baxter non mi aveva deluso. Aveva ottenuto quel che volevamo. Quando lo vidi tornare nell'ufficio del tenente Webb, mi sorpresi a pensare che una cosa non avrebbe mai abbandonato Leo: la sua faccia da schiaffi.